ogni particolare della moto ha una sua funzionalità, ovviamente, no? Ma deve essere anche bello, piacevole, no? Da toccare, da montare, no? Cioè, ti deve far provare certe emozioni. Io sono sempre stato uno che ha sostenuto che la potenza poi non era così importante per divertirsi in moto, no? A volte una moto leggera, facile da guidare, no? A parte il rischio che sicuramente è inferiore, comunque ti potesse far provare delle emozioni più forti che magari se hai 150 cavalli a quei tempi, no? Mi ricordo anche in un meeting in Giappone, e c'erano dei tecnici e uno di questi mi fece una domanda: lei Tamburini come vede la moto sportiva del futuro? Io mi ricordo ancora quanto gli dissi: per me una cilindrata di 750 è più che sufficiente, no? Con la potenza di un 1000 e il peso di un 500. Quella per me sarebbe stata la moto ideale, perché sono sempre stato convinto che la leggerezza è quella che poi alla fine premia in modo esagerato. C'è una domanda che naturalmente tutti vorrebbero farti, proprio perché sei il guru della moto sportiva. Come Sì, dimmi. chiese quel giapponese a suo tempo, come vede Tamburini la sportiva del futuro? Com'è per Tamburini la sportiva del futuro? Lì, la sportiva del futuro è difficile dire in un momento di crisi come questo, con tutte le limitazioni che vediamo. Io la vedo la moto sportiva un qualcosa che comunque esisterà sempre perché l'appassionato, no, si rinnova in continuo. Non è che è finita la mia generazione, quelli più giovani, no, no, si rigenera. Però un qualcosa più da uso in pista, dove i rischi sono molto molto contenuti, moto molto leggere, puntare sulla leggerezza, non troppo elettronica, no? Perché poi devi anche imparare di guidare e controllare la potenza del motore e non che sia qualcun altro, no, che lo fa al posto tuo, quel tanto che serve per poter andare in moto, cioè senza esagerazioni. Io lo vedo così. Per fare un esempio, la 916 era nata con questo concetto. Moto semplice, un particolare che magari poteva svolgere anche più funzioni. E la semplicità, semplicità e leggerezza. La rincorsa alla potenza mi sembra che si stia andando oltre quello che è illecito, perché poi persone sportive, normali, gente sì, che anche ha una certa predisposizione per la guida, no? E ha magari anche una certa esperienza, però quando cominci a toccare i 200 cavalli, no? Non è più alla portata di tutti, diventa un oggetto per pochi.